E siamo di nuovo qua, sempre qua su JTV. E no, Mucca Carolina non è qua, Pituta Tu, non era qua che si nascondeva. Ragazzi, sono disperato, non la trovo più, non la trovo più, dove starà Pitu, Pitu? Io non riesco a vivere senza di lei perché è troppo brava, è troppo simpatica, è troppo divertente. Ma voi l'avete vista? Forse basta chiamarla. Pitu, Pituta Tu. Piccante latino. Ciao, ciao a tutti quanti di nuovo, eccomi qua. Ciao Alex, grazie, Pita. E adesso senza sigla posso cominciare, mi dispiace tantissimo, ma io volevo ancora riprendere un discorso che non mi ricordo più quando ho fatto, ma perché era troppo bello, no? Però era troppo poco il tempo, non ce l'ho fatta fare pochissimo tutto, ne avevamo di tempo. Mi stavi facendo vedere tutte queste cosine qua. Sì, ti ricordi? Tu ti ricordi? Ma allora sei preparato. E volevo spiegare come si fa con molta più calma. Allora, c'ho la come si chiama? Questa qui è la carta velutina. Bravo, sei preparatissimo! E dietro è adesiva ed è scritto anche in arabo. Le istruzioni sono scritte in questa lingua strana, che però fa niente, tanto c'è scritto. Tutto questo qui c'è scritto. Per me è utile. È utile per te? Sì. No, perché c'è scritto praticamente che se tu togli la carta adesiva dietro, si appiccica. Tutto sta ad avere sempre le unghie belle lunghe e curate. Come le mie, vedi? Vedi, questo c'è scritto. Allora vi faccio vedere subito. Allora, gli esempi ve li ho fatti vedere bene. Si può anche disegnare, mi sono incantata, si può anche disegnare col pennarello sopra. Che buon profumino di formaggio. Ma io pensavo l'odorino del topo. L'odorino del formaggio, non del topo. Ah, ti faccio vedere quest'altro qua, com'è bello. Questa qui la fate sempre la bambina Daniela, che si applica sempre tantissimo. Non c'è aggettivi per qualificare quanto è bello questo qui, fatto addirittura con la cannuccia, con questo inserto sotto. Ma basta, facciamolo. Io invece faccio una cosa molto più semplice. Cioè, ho un cartoncino bianco che appiccico qui, poi ho ritagliato da questa carta vellutina, ma che nome carino, sfizioso, divertente, ho ritagliato una forma così, insomma, sto facendo l'anguria se non si era capito. Poi ci ho attaccato sotto anche un po' di carta vellutina color verde prato. Che scemo. E allora poi dopo, togliendo la parte adesiva dietro, questo si appiccica, però lo appiccichiamo sulla carta, così. Sì, così. Ecco, fatto. Poi se io ritaglio tutto, sto quasi per finire questo, così vi faccio vedere subito un altro trucco. Dovete tagliarlo con più calma. Io non ho mai calma. Io coloro adesso i noccioli sull'anguria. Eccola qua. Bella l'anguria! L'anguria mi piace. A me non piacciono i semini. Lo sai che a me non piacciono i semini dell'anguria. Fanne pochi, ti prego, fanne pochi. Va bene? Sì. Ecco, così pochi, sì. Poi con questo fantastico oggettino, che si trova sempre in cartoleria, con un po' di colla andrò a appiccicarlo qua, ma non c'ho voglia di farlo adesso, comunque il risultato è il seguente. Se poi col bianchetto ci passo un po' di bianco qua sotto, viene veramente molto bello, molto bello. Vi rifaccio vedere gli esempi? No. Allora, con la colluccia avete capito, se voi fate questa qui, insomma, dovete essere un po' più precisi, un po'. Chi ha più fantasia la fa. Vi insegno a fare subito un'altra cosa bellissima, perché sì, c'ho tempo, yes. Allora, per me non c'è mai stagione, bisogna sempre poter portare le maschere quando si vuole, perché i regali vanno fatti dal cuore, avevo già detto questa cosa, e ognuno li può fare quando vuole. Non solo la festa della mamma, al compleanno anche, al compleanno di Gesù si possono fare i regali, perché il compleanno di Gesù è il 25, insomma, ognuno fa quello che vuole, sempre così. Abbiamo qui una mascherina fatta con la carta. Bravo, ma funziona così allora. Miau. Come sei strano. Oppure con dei sacchetti si possono fare. Questa qui è ancora più semplice. Se io prendo un sacchetto e ci faccio due buchi e me lo metto su, non ci entro. Ci entro. Adesso continua a parlare così. Che mostro. Come che mostro? Eri meglio col sacchetto. Sai cosa ho pensato? Che vi spiego come si fanno? No, si capisce. Perché non possiamo, non abbiamo tempo. Ho scoperto dove sei. Sei qua. March, via con le tue pulci. Sei qua.
Le hai ancora le pulci di ieri? Ma non ti trasformi, Massiano, sei finta! Le hai ancora le pulci di ieri? Le pulci? Sì. No. Quelle di ieri? Non ce l'ho. Le hai vendute? Non ce l'ho. Ciao! Via ancora, march! Felicia, un, due, un, due, via, via, un, due, via, te, via. Va, citalo un due! Io sto qua!